Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Sono 25 nuovi casi di Covid in Abruzzo nelle ultime 24 ore, due i decessi. Prosegue il calo dei ricoveri, ma il dato che risalta nel bollettino odierno è l'impennata di guariti che fa quasi dimezzare gli attualmente positivi. Ora sono 2461. Vediamo il servizio. Sono 25 casi di Covid accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Sono stati diagnosticati su 2.366 tamponi molecolari e 1.494 test antigenici processati con un tasso di positività di appena lo 0,6%. I nuovi casi hanno un'età compresa tra 9 e 88 anni, per lo più dalle province di Pescara e L'Aquila. Il numero totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza sale così a 74.314. Due i decessi di pazienti che erano positivi al coronavirus. Si tratta di due donne di 72 e 84 anni, entrambe della provincia di Chieti. Il numero complessivo delle persone decedute è così di 2.498. Nel bollettino odierno risalta il boom di persone dimesse e guarite, ben 2.137, anche se il dato comprende casi non precedentemente comunicati dalle ASL relativi al periodo settembre 2020-aprile 2021. Il dato va a incidere dunque sul crollo degli attualmente positivi in Abruzzo, numero che rispetto a ieri si è quasi dimezzato. Da 4.575 a 2.461 con un decremento di 2.114 unità. Così come prosegue la flessione del numero dei ricoveri per Covid in Abruzzo, sono 88 quelli ordinari, meno 3 rispetto a ieri, 6 quelli in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri, con nessun nuovo ingresso, mentre altri 2.367 pazienti positivi sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Cambiamo pagina, utilizzare il Recovery Fund in un'ottica di sviluppo comune dal punto di vista infrastrutturale, economico e sociale. Con questo scopo si è tenuto nel pomeriggio il primo meeting tra i presidenti di 5 regioni del centro Italia, Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche e Toscana. Vediamo. Noi vediamo nel recovery una grande opportunità di svolta per il sistema paese e vogliamo insieme cominciare a ragionare su come le regioni dell'Italia centrale, di quell'Italia tra i due mari che rappresenta questa ricchezza, può mettere in campo il proprio contributo insieme per aiutare l'Italia ad accendere i motori, dello sviluppo. Siamo molti, a cominciare da quelli che coinvolgono anche i colleghi delle regioni confinanti. Abbiamo, per fare solo degli esempi, un tema sulla Aquila Matrice, il quinto lotto, siamo arrivati fino a Montereale, bisogna finanziare e progettare da parte di ANAS l'ultimo tratto che poi congiunge la città laziale di Amatrice con il capoluogo dell'Aquila, col capoluogo abruzzese all'Aquila e anche quindi con l'autostrada. Abbiamo aperto con ANAS un'interlocuzione ed è, almeno per il compartimento Abruzzo, pronto il progetto, diciamo, di prefattibilità per il raddoppio dell'Avezzano Sora. Io spero di poter trovare il consenso e la condivisione da parte della Regione Lazio e quindi anche del relativo compartimento ANAS del Lazio. Abbiamo da risolvere il tema del collegamento su ferro, non solo della Roma-Pescara, ma anche delle altre connessioni. C'è una ferrovia che taglia dall'Umbria, passa per Terni, Rieti, L'Aquila, Sulmona. È una ferrovia che oggi non è né elettrificata, se ci sono delle ipotesi di lavoro da parte di RFI sul passaggio ad idrogeno. Insomma, ci sono diverse, la Pedemontana, Teramo, Ascoli, come altre strade nei collegamenti con le Marche, ovviamente l'alta velocità lungo tutta la costa adriatica. Seduta straordinaria del Consiglio regionale stamani all'Aquila dedicata al corridoio europeo Tirreno-Adriatico. Bocciato dal Consiglio regionale il documento presentato dai gruppi del centrosinistra, è stata approvata invece la risoluzione presentata dai consiglieri della maggioranza di centrodestra. Attraverso questo documento il Consiglio regionale esprime sostegno e condivisione all'azione del Presidente della Giunta regionale, tesa a ottenere l'inserimento della Regione nelle reti dei corridoi europei della mobilità TEN.
TNT sia lungo l'asse adriatico nord-sud che lungo l'asse longitudinale est-ovest, recuperando in tal modo un drammatico divario infrastrutturale che ha penalizzato e frenato la crescita e lo sviluppo del territorio, nonché per lo sviluppo della logistica militare. Un esito che non ha soddisfatto i gruppi di opposizione e a tal proposito ascoltiamo il capogruppo del PD, Silvio Paolucci. Uno schiaffo alle forze sociali abruzzesi, quello di questa maggioranza, che respingono la mozione delle opposizioni, che non faceva altro che raccogliere l'appello delle forze datoriali, di categorie sindacali, che chiedevano al governo regionale e alla regione Abruzzo di portare avanti con forza la politica per aprire, chiedere l'apertura del corridoio della trasversalità per movimentare merci, passeggeri, ovviamente turismo, per aprire nuovi fronti per la nostra economia. Ed era coerente, ed è coerente per quanto ci riguarda, il passaggio e il trasferimento dei nostri porti all'autorità portuale di Civitavecchia, con la quale ci potremmo integrare molto meglio, aprendo appunto nuovi canali di sviluppo. Bisogna difendere il nostro settore produttivo, quello che c'è, e diversificarlo in futuro, utilizzando delle risorse straordinarie, più uniche che rare, che probabilmente non torneranno più, cioè quelle che l'Europa ha messo a disposizione. Il governo regionale oggi dà uno schiaffo all'Abruzzo e alle forze sociali tutte e, diciamo, dichiara purtroppo di non credere fino in fondo a quello che invece può essere un grande traguardo e soprattutto oggi è una grande sfida per tutta la nostra regione. Cambiamo ancora argomento. Una lettera al Premier Draghi è stata inviata dalle associazioni ambientaliste per chiedere il blocco del progetto sul metanodotto Snam e sulla centrale di compressione di Sulmona. La stessa richiesta è stata fatta ai parlamentari della nostra regione. Stefano Recanati. 10 associazioni nazionali e 2 regionali hanno chiesto al governo, guidato da Mario Draghi, di bloccare il progetto Snam, una volontà partorita 10 anni fa nella regione dei parchi, che prevede la costruzione di una centrale di compressione a Sulmona e la realizzazione della linea adriatica, un metanodotto di 425 km che parte proprio dal capoluogo Peligno ed arriva a Minerbo, in provincia di Bologna. Nel testo le associazioni evidenziano l'inutilità delle due infrastrutture, che avrebbe inoltre un impatto ambientale che provocherebbe uno sconvolgimento devastante degli ecosistemi e degli equilibri del nostro Appennino, tutelati nell'articolo 9 dello Statuto della Regione Abruzzo. Inoltre, l'intera opera risulta in contrasto con gli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale nella lotta contro i cambiamenti climatici. Crediamo che Draghi e i suoi ministri siano, ci auguriamo, disponibili ad ascoltarci, ma soprattutto, visto che le forze politiche abruzzesi, parlamentari inclusi, eletti in Abruzzo, non hanno riferito, non hanno fatto una proposta, come dire, di contenimento per impedire questo progetto, questo percorso, allora vogliamo dire a Draghi: guardate che le cose stanno così e che l'Abruzzo non può essere sacrificato su questo altare. Ogni albero ha un valore secondo la scala svizzera, che è una delle scale internazionali prese in considerazione per la valutazione del valore ecologico, sanitario, climatico e altro, per non fare lungo elenco. Ogni albero dell'età di 50 anni ha un valore di 40.000 euro. Allora voi fate 5 milioni per 40.000 euro, quindi un valore enorme, che già di fronte a questo la Regione Abruzzo dovrebbe dire alla Snam: no, assolutamente non possiamo sacrificarlo, perché sacrificare le foreste significa andare contro gli accordi di Parigi, ma contro il futuro stesso degli abruzzesi, il futuro degli italiani. La polizia locale di Avezzano è stata impegnata in una maxi operazione per sgominare una centrale della droga che riforniva molti cittadini della Marsica. 7 i fermati, vediamo. Venerdì scorso all'alba è stata vissuta una maxi operazione, tutta la cittadinanza devo dire che ha recepito con grande gratitudine quello che è avvenuto, una maxi operazione antidroga effettuata nella frazione San Pelino della città di Avezzano. È stata portata alla luce una vera e propria centrale dello spaccio, una centrale della droga, 7 i fermati, 7 fermati di nazionalità marocchina, indagini comandante, lo diciamo, ancora in corso anche per capire la reale portata di questo fenomeno illecito. E poi è stato trovato anche un libro mastro dei clienti, probabilmente provenienti da tante parti della Marsica. Comandante, ripercorriamo i dettagli di questa operazione, soprattutto da dove è nata questo tipo di operazione.
L'operazione prende piede da una serie di segnalazioni che ci hanno fatto i cittadini e residenti in zona, esasperati da questo via vai che da piccolo stava diventando sempre più grande, sempre più importante, un via vai di auto, di clienti che utilizzavano questo sito come un vero e proprio drive-in. Io l'ho equiparato, adesso non posso fare il nome della marca, ma abbiamo capito tutti, le auto entravano, acquistavano, pagavano i clienti e se ne andavano, tutto nel giro di pochissimi secondi. Questo passaggio di auto è da poche unità alla fine era arrivato a raggiungere numeri considerevoli che superavano oltre le 120-150 cessioni al giorno. Quando abbiamo capito effettivamente che le segnalazioni dei cittadini non erano infondate, abbiamo deciso di intervenire, raccolte tutti gli elementi di prova e così nella nottata del 4 di giugno, l'ultimo scorso, abbiamo condotto questa operazione massiccia utilizzando oltre 30 agenti. Il materiale è stato ovviamente tutto sequestrato, quello trovato ovviamente all'interno. Ovviamente tutto sotto sequestro e proprio in questi giorni c'è una squadra dedicata che si sta prodigando per estrapolare tutti i dati utili per giungere a chiudere il cerchio anche oltre quello che è stato fatto nella giornata di venerdì. Le misure cautelari ancora non vengono emesse? Al momento ancora non vengono emesse e perché l'attività non è conclusa. Tornano a protestare i lavoratori delle Naiadi che da questa mattina hanno attivato un presidio permanente sotto la sede della Regione Abruzzo a Pescara per sapere quale dovrà essere il futuro dell'impianto di Viale della Riviera. Vediamo. Risposte certe sul futuro delle Naiadi di Pescara ancora chiuse. Questo l'obiettivo del presidio permanente partito oggi sotto la sede della Regione Abruzzo a Pescara e istituito da una rappresentanza dei lavoratori della struttura. Una ventina i lavoratori della struttura sportiva che hanno chiesto risposte alla politica locale. Siamo qui oggi in presidio e abbiamo comunicato un presidio permanente sotto la Regione, che voi sapete insomma è la proprietaria di quell'impianto, per provare a dare una prospettiva subito, immediata, a quell'impianto che deve riaprire e poi trovare anche delle soluzioni di più lungo respiro. Abbiamo appreso dalla stampa e poi anche con delle interlocuzioni con alcuni soggetti istituzionali della validità o meglio dell'idea di tornare a reinvestire sul project. Noi non abbiamo mai manifestato una contrarietà, per noi l'importante è che quell'impianto riapra. Noi siamo un'organizzazione sindacale, quindi è ovvio che la nostra prima preoccupazione evidentemente sono i lavoratori che ci lavorano. Parliamo di 60 famiglie fra lavoratori a tempo indeterminato e i cosiddetti collaboratori sportivi, anche lì abbiamo aperto una vertenza a livello nazionale su che cosa significa oggi essere un collaboratore sportivo in un momento di pandemia generale per il nostro paese. Dobbiamo praticamente dare delle risposte a questi lavoratori che da troppo tempo ormai non si capisce nemmeno più le ragioni per cui quell'impianto è chiuso, quando invece tutti gli altri impianti hanno continuato a lavorare alle condizioni previste dai vari DPC e oggi sono tornati in piena attività, perché sapete bene che gli impianti, le palestre sono tornati a essere agibili seppur con delle precauzioni previste all'interno dei protocolli di sicurezza. Al fianco dei lavoratori si è schierato anche una delegazione della Lega guidata dal segretario regionale Luigi Deramo. Il primo obiettivo è chiaramente quello di far ripartire una struttura storica che ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dello sport e del nuoto non solo nella città di Pescara ma nell'intera regione. Poi chiaramente la Lega ha una posizione abbastanza chiara, cioè quella di garantire una gestione pubblica attraverso il comune di Pescara, e la nostra posizione è anche sostenuta da una mozione, ordine del giorno votata dall'unanimità dal Consiglio Comunale di Pescara, quindi credo che questa sia la soluzione migliore per dare delle risposte certe non solo per quanto riguarda l'apertura ma anche per quanto riguarda i diritti dei lavoratori con i quali oggi e per i quali oggi siamo anche qui al loro sostegno, ma anche di tutto il mondo delle associazioni sportive e di tutti coloro i quali avranno intenzione di usufruire di questo impianto. Il nostro obiettivo è quello di sollecitare la Regione
ad accelerare i tempi al massimo, quindi chiudere con il Comune di Pescara questa convenzione e ridare uno spazio storico e importante alla città e all'intero Abruzzo. Intanto, tramite una nota stampa, la società teramana Petruzziana Sport ha chiesto espressamente alla Regione Abruzzo di valutare la possibilità di affidare in concessione, anche temporanea, l'impianto adriatico, precisando come la stessa sarebbe in grado di riaprire l'impianto in tempi celeri dalla firma del contratto. Mentre, continua nella nota la società teramana, apprendiamo come sarebbe stata convocata una società di Roma, arrivata terza nel bando, già scaduto, a cui affidare la gestione delle Naiadi. Chiara Magni era una cittadina di Montesilvano che è venuta a mancare a causa di una malattia. Il giardino pubblico che amava frequentare è stato riqualificato in suo ricordo. Giuseppe Dintino. Montesilvano ricorda una sua concittadina. Quando Chiara Magni si è spenta a causa di un brutto male, il suo compagno si è recato in comune chiedendo di valorizzare il posto dove la donna amava rilassarsi, su una panchina all'ombra di un albero, sfogliando un buon libro. Ora quella panchina le è intitolata e dall'albero penzolano dediche affettuose da parte dei suoi amici e parenti. Come nasce questa iniziativa? Da quella panchina. Quella panchina perché Chiara mi fece una fotografia di quella panchina con un libro che lei veniva a leggere in questo parco, e dopo la sua morte io, sfogliando tutte le vecchie foto, mi sono ritrovato questa foto e allora ho pensato di fare una panchina commemorativa. Poi da cosa nasce cosa e alla fine abbiamo ricreato un qualcosa di bello, piacevole per chi usufruisce del parco. Abbiamo aggiustato i giochi, abbiamo tolto le scritte mettendo qualcosa di carino attinente sia a Chiara, che la mia compagna scomparsa, e sia per i bambini, perché Alice nel Paese delle Meraviglie è la tesi di laurea di Chiara in lingua inglese. Il giardino nel centro di Montesilvano così è stato riqualificato a partire dall'iniziativa di un cittadino. Ci sono nuovi giochi per bambini e anche una teca con dei libri, così da poterne sfogliare uno seduti all'ombra come Chiara amava fare. Un'area verde frequentata da tanti ragazzi e tanti cittadini che oggi rappresenta sicuramente un qualcosa in più di una semplice area verde, grazie al ricordo che abbiamo voluto tributare a Chiara, questa nostra cittadina che tanto amava frequentare questo parco, quest'area sarà davvero pregna di significati. Quest'estate, per chi resta in città, il Comune di Teramo ha ideato un progetto educativo sportivo per i minori dai 6 ai 14 anni. Si tratta di un campus estivo che permetterà ai ragazzi di avere l'opportunità di incontrare i propri coetanei nei mesi senza attività scolastiche. Tania Bonici Castelli. Un'estate da vivere in città, in compagnia dei coetanei. È un progetto educativo, ludico, sportivo e culturale ideato dal Comune di Teramo e che si traduce in un campus estivo non residenziale per minori dai 6 ai 14 anni. Un'iniziativa pensata proprio per i più giovani, ai quali l'amministrazione comunale intende offrire un'opportunità di gioco e di incontri nel periodo senza attività scolastiche. È sotto gli occhi di tutti come la DAD abbia influito negativamente sul livello socializzante dei ragazzi. Dove si svolgerà il campus? Il format che abbiamo proposto in realtà non ha una location ben individuata, perché in realtà una prima fase prevede quella di raccogliere le manifestazioni di interesse di tutte le associazioni senza scopo di lucro o della città di Teramo, che organizzeranno i campus nel territorio del capoluogo della città di Teramo, e questo è anche un modo per far vivere la città a pieno a questi ragazzi che magari in questo periodo sono usciti poco, comunque non hanno vissuto. Cosa faranno? Sono le associazioni presenteranno i loro progetti e sono anche soprattutto rivolte allo sport, quindi riprenderanno l'attività sportiva, ma anche dei percorsi culturali, perché faranno anche dei laboratori all'interno di questi campus, che siano laboratori di teatro piuttosto che laboratori di creatività. Quanto costerà il campus? Diamo un contributo indiretto a tutte le famiglie del capoluogo che andranno a iscrivere
dei ragazzi a questi campus organizzati dalle associazioni che parteciperanno al format, per cui avranno una riduzione contestualmente all'iscrizione di circa il 50% della retta. L'amministrazione comunale di Teramo si è comunque riservata la facoltà di richiedere a chiunque gestirà il campus estivo l'ammissione gratuita e con priorità dei minori il cui nucleo familiare è assistito dal servizio sociale dell'ente. Apriamo ora la pagina dello sport e ci occupiamo di primavera, perché si è da poco conclusa la finale di Supercoppa all'Adriatico Cornacchia tra Pescara e Verona. Pescara ha vinto in rimonta 3-2 e si è aggiudicato anche questo trofeo. Allora ci colleghiamo con l'esterno dello stadio Adriatico Cornacchia, dove c'è il nostro Paolo Renzetti che ha seguito la partita. A te Paolo. Sì, buonasera Andrea, un saluto ai nostri telespettatori in diretta qui dal piazzale antistante e gli spogliatoi dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. È finita con la festa dei baby allenati da Pierluigi Iervese, come dicevi giustamente tu, il Pescara si è aggiudicato la Supercoppa di Primavera 2 battendo l'Hellas Verona con il risultato di 3-2. È stata una gara entusiasmante quella che hanno vissuto gli oltre 1000 presenti allo stadio Adriatico. Il Verona era infatti passato in vantaggio per 2-0 con i gol di Coppola al nono minuto e di Bragantini al 24esimo minuto del primo tempo, e poi la rimonta davvero entusiasmante dei biancazzurri con il 2-1 di Belloni, il pareggio di Blanuta al 45esimo sempre del primo tempo e allo scadere del primo tempo, anzi nel recupero della prima frazione di gioco al 48esimo, il gol del 3-2 di Chiarella. Nella ripresa un po' di sofferenza per la formazione di Pierluigi Iervese, che al 96esimo, dopo 6 minuti di recupero, ha potuto festeggiare la conquista della Supercoppa, la classica ciliegina sulla torta, il caso di dire, dopo la vittoria del campionato di Primavera 2, con il Pescara che nelle prossime ore avrà anche la conferma ufficiale che potrà partecipare al campionato di Primavera 1, il torneo maggiore per quanto riguarda il campionato Primavera, grazie ad una deroga che arriverà proprio in virtù della vittoria del campionato da parte dei biancazzurri. E quest'oggi è arrivato un altro trionfo davvero importante e meritato contro una formazione forte come quella scaligera allenata da mister Corrent, che ha avuto la bravura anche di portarsi sul 2-0 prima di subire la rimonta della formazione abruzzese. Come ha detto, 3-2 il risultato finale, la grande festa al 91esimo in casa abruzzese con la consegna della Supercoppa per quanto concerne la formazione pescarese, che dunque ha chiuso nel migliore dei modi la stagione dopo aver vinto il campionato. Ed è stato anche un trionfo che serve, Andrea, un po' per attenuare la delusione per la retrocessione della prima squadra in Serie C. E dunque i complimenti al Pescara Primavera di Pierluigi Iervese per la conquista di questa Supercoppa dopo la vittoria del campionato. Da domani si inizierà a pensare alla prossima stagione. Tutto dallo stadio Adriatico di Pescara, a te la linea. Grazie Paolo, e passiamo ora alla prima squadra, perché ieri il presidente Daniele Sebastiani ha fatto il punto della situazione intervenendo alla trasmissione replay di Enrico Rocchi, ascoltiamolo. Stiamo cercando di prendere le decisioni necessarie per poter arrivare a costruire un nuovo staff che si possa occupare di costruire quel Pescara dell'anno prossimo, tutto qua. Un po' tutto quanto fermo, non si muove niente in Serie A, figuriamoci in Serie C. Quindi questa fretta che tutti quanti hanno di dover capire chi è l'allenatore, chi è il direttore, obiettivamente mi sembra un pochettino esagerata. Poi è evidente che tutti quanti noi stiamo cercando di lavorare per chiudere il prima possibile. Prima è il direttore, perché poi il direttore parlerà con gli allenatori e deciderà chi sarà l'allenatore a Pescara. Se siamo in Serie C vuol dire che comunque sono stati fatti degli errori da parte di tutti. Cosa diversa è nel messaggio dei tifosi, nella lettera dei tifosi,
dire che sono stato il peggior presidente della storia, quando la storia invece dice esattamente il contrario, e soprattutto dire che devo andare via senza avere un'altra soluzione, perché uno, Sebastiani non sta qui a rubare soldi al Pescara, due, Sebastiani è quello che negli ultimi 10 anni ha garantito dignità a questa società insieme agli altri soci, e tre, Sebastiani sta cercando, per farsi da parte, di trovare gente che possa fare altrettanto, perché se io volessi cedere il Pescara, domani mattina ci metto 1 minuto e mezzo, posso fissare già l'appuntamento al notaio, però poi la responsabilità, se fra 6 mesi il Pescara non c'è più, non deve essere sulle spalle di Sebastiani, che viene invitato giornalmente a farsi da parte, però poi qualcuno dovrebbe pure dire mi faccio da parte, a vantaggio di chi? Dove stanno gli interlocutori? Per quanto riguarda il campionato di Serie D, oggi è arrivata l'ulteriore ufficialità, si disputeranno i playoff nel girone F, le date sono quelle del 23 e del 27 giugno, il 23 per le semifinali e il 27 per la finale. È una situazione questa che era stata anticipata dalla LND, dal segretario Barbiero, intervenuto nel corso della trasmissione L'Abruzzo del Pallone. Ascoltiamolo. Ma la stagione ancora non è andata, deve ancora andare e ci abbiamo da fare ancora altre partite, dobbiamo completare gli ultimi recuperi e comunque credo che sia stata una stagione particolarmente difficile, una stagione che ha messo a dura prova le risorse delle società, una stagione che è stata gestita secondo noi al meglio che si poteva fare, probabilmente qualcuno potrà dire che si poteva fare ancora meglio. La domanda a questo punto è d'obbligo, visto la sorte dei play-out, si può prevedere sorte simile anche per i play-off, cioè la non disputa? Allora, io la ringrazio per questa domanda perché mi permette pubblicamente di smentire chi fino a ieri ha sostenuto su alcuni media, su alcuni giornali, su alcuni siti web che i playoff non si debbano fare. Innanzitutto ricordo a tutti, ma primo fra tutti a me stesso, che i playoff sono stati deliberati in assemblea, è stato fatto un comunicato ufficiale che stabilisce quelle che sono le modalità. Nella prossima settimana molto probabilmente usciranno i regolamenti delle graduatorie, della formazione delle graduatorie dei playoff, per cui utilizzando le date disponibili rimaste senza andare oltre determinati periodi del mese di giugno, cercheremo di poter portare a termine anche questa appendice al campionato. Impresa dell'Altino Volley che batte Imola anche in gara 2 e approda alla finalissima. Solo domani sera si conoscerà l'avversario. Vediamo il servizio di Sergio Zappalorto. Previsioni rispettate, con fatica e qualche spavento, sì, ma rispettate. 3-0 all'andata, 3-1 al ritorno, così l'Altino sull'Imola, così la conquista della finalissima che si giocherà, non si sa contro chi, o sabato 12 o domenica 13 in gara 1. Ritorno di sicuro a Francavilla, al Valle Anzuca, domenica 20. Impresa storica dopo più di una semifinale ottenuta al Palla Silvestrina in terra altinese. Stavolta ci siamo, il ventaglio di speranze di approdare alla 2 è ampio. La felicità nelle risposte al nostro microfono del tecnico Luca D'Amico a fine gara. Mister Luca D'Amico, non è stato facile, lo sapevate, ancora tanta sofferenza, 24-23 primi due set, un po' come all'andata, però insomma alla fine con merito contro un'ottima squadra. Sì, è stata molto difficile come mi aspettavo, abbiamo lottato su tutti i palloni e abbiamo fatto secondo me un risultato incredibile. Imola, non c'è da dire niente, è una squadra di altissima qualità, si è messa in difficoltà sia all'andata che al ritorno. Complimenti davvero anche a loro. Ci sarà da aspettare per sapere l'avversaria, però comunque siete tra le prime e quindi questo è molto importante per giocare la gara di ritorno in casa. Sì, fino a mercoledì sera non sapremo chi dovremo affrontare, però sì, abbiamo la fortuna di giocare la gara in casa e sarà un bel vantaggio. Luca, hai rotto un tabù, Altino non riusciva ad arrivare a una finale, è già una grande soddisfazione. Sì, io sono molto contento perché oggi abbiamo scritto una pagina di storia della pallavolo Altino, però non mi accontento ancora.
Calcio a 5 femminile, impresa del Montesilvano che in gara 1 di finale espugna il campo del Falconara 2-3 ed ora è a un passo dallo scudetto. Lunedì sera il match di ritorno in casa con l'obiettivo di chiudere i conti. Il Montesilvano passa a Falconara in gara 1, valida per il tricolore. Lo fa al termine di un match tiratissimo e contestato a più riprese dalle marchigiane che non avevano mai perso un incontro e reduci dalla recente conquista della Coppa Italia. Squadra quella di Neri, priva del fiore all'occhiello Tati, colpita da un gravissimo lutto, il papà, e in gara 2 mancherà anche Nona, espulsa con danno all'andata. Il successo delle gonzaliane nasce proprio dalla superiorità numerica e al ritorno, in programma lunedì 14, diretta Resport alle ore 21. Un'occasione di platino per Amparo e compagne. Con il Falconara così conciato, lo scudetto sarà alla portata. Riparlando del match in terra ospite, Coppari porta in vantaggio gli abruzzesi, che poi subiscono prima il pareggio, poi il sorpasso sempre con Marta. Quindi il rigore, altrettanto sommerso da polemiche, trasformato dalla Belli. Il 3-2 finale viene vergato con l'uomo in più dalla Sciascio, che fallirà il tiro libero come la Belli, che colpisce anche un palo. Conta poco, l'importante è la vittoria, che consente alle montesilvanesi di avere 2 risultati su 3 a disposizione. Un'opportunità da non perdere assolutamente per compiere l'impresa attesa da un'intera regione, evitando peraltro di giocare gara 3 di nuovo a Falconara. Tanti segni del destino, non si può né si deve sbagliare. Chiudiamo con una notizia di basket. L'Assemblea Generale EU Athletes, riunitasi nel pomeriggio di ieri, ha rieletto nel Consiglio Direttivo il Presidente della GIBA, l'Avvocato Alessandro Marzoli, che a tal proposito ha dichiarato: è un grande onore poter rappresentare l'Italia e la pallacanestro nella più autorevole associazione di atleti d'Europa. Continueremo a lavorare insieme al Vicepresidente Mario Boni e a tutto il direttivo della GIBA per la tutela dei giocatori e delle giocatrici italiane ed europei. L'EU Athletes, con i suoi progetti e le sue importanti battaglie per gli atleti, è la nostra casa in Europa. L'EU Athletes, presente in 17 paesi europei, rappresenta oggi oltre 25.000 atleti di moltissimi sport. Ed è tutto per questa edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.